Salve a tutti ragazzi, bentornati su Di Tutto Un Tubo. Siamo sempre qui su Banishers, andiamo avanti con la nostra avventura in questo gioco molto molto interessante. Siamo due epuratori che epurano i fantasmi e siamo in questa cittadina che è stata presa d'assalto da un male terribile, un fantasma di uno dei più pericolosi che sarebbe poi un incubo. Siamo un marito e moglie, purtroppo la moglie è morta, ma praticamente è con noi sotto forma di fantasma e ci aiuta. Noi praticamente dobbiamo investigare su varie forme di su vari fantasmi che praticamente irrompono nella vita degli abitanti e gli danno fastidio, e noi dobbiamo praticamente epurarli. Il problema è che essendo morta la nostra consorte Antia, siamo messi di fronte a un bivio, ed è la cosa più interessante di questo titolo, perché ci mette davanti a un bivio morale dove noi, quando facciamo una un'investigazione, ok, dobbiamo poi decidere se epurare il fantasma oppure uccidere l'essere vivente, e quindi noi siamo un po' dei giudici e carnefici. Soltanto che se noi vogliamo far poi resuscitare la nostra consorte, dobbiamo praticamente consumare più persone vive possibili. E abbiamo preso proprio questa strada qui, perché il gioco ci mette davanti a una scelta. Nel senso, o seguiamo il nostro, diciamo così, seguiamo la logica e epuriamo o uccidiamo le persone in base a quello che hanno combinato e facciamo delle accuse, oppure ce ne sbattiamo e uccidiamo tutte le persone per arrivare alla fine a far resuscitare Antia, per andare poi a combattere il male che si cela a New Eden, che è il posto dove noi dobbiamo tornare. Quindi per adesso noi abbiamo preso questa strada, adesso andiamo sul gioco e niente, praticamente adesso siamo in questo campo dove si sono rifugiate le persone che sono scappate da New Eden, perché è un posto ormai impraticabile e noi dobbiamo tornare lì. Allora, noi avevamo adesso qui un'altra ecco, una cosa che volevo fare nella puntata precedente: avevo trovato una mappa. Non questa mappa, questa è la mappa del gioco. Nell'inventario avevo trovato un oggetto di missione che è questo. Come vedete qui c'è una X. In teoria qui si nasconde tipo un tesoro. Però allora, noi adesso siamo nell'accampamento, quindi il tesoro è qua vicino. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Allora, io direi di raggiungere questo posto qui prima, e poi andiamo a sinistra e vediamo se raggiungiamo il posto. Quindi, se io apro la mappa, che non si apre, no, che non si apre così, vedete che il posto è qui e sembra essere esattamente qui, qua. In questo posto qui sembra esserci il tesoro. Quindi, noi adesso mettiamo un punto. Dovrei poter mettere un punto, se non sbaglio. Non mi ricordo più com'è che si faceva. Vabbè, comunque vediamo un po'. Non so se c'è il pulsante per arrivare direttamente nella mappa. Mi ricordo che c'era rimuovi contrassegno. Aspetta, no, rimuoviamo il contrassegno da lì. Non si può mettere un contrassegno a casaccio? Non si può. Con C centriamo. Ok, vabbè. Allora torniamo indietro, ci giriamo. E sembra essere... Allora, dobbiamo trovare il punto. Ecco, sembra essere esattamente qui. Dovremmo andare di qua. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ok. Allora, vediamo un po'. Sembra essere ancora più in là. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo, vediamo cosa troviamo. The treasure has to be near. Ah, ecco, vedi? Ok, il tesoro deve essere vicino. Ok, l'abbiamo trovato. Dovrebbe essere
in zona. Allora, qui siamo per Boston, forse qui. Che sia qui. Non posso entrare. Non posso entrare. Ah, aspetta, da qua. No, qui è chiuso. I think this area is similar to the maps. I'm sure the treasure is nearby. Ok. Che sia. Dove potrebbe essere? Allora, vediamo. Potrebbe essere qui dentro, ma io non ci posso passare. Allora. Ah, qui, aspetta. Qui, forse, qui dietro. Potrebbe essere. Allora. Vediamo un po'. Il tesoro potrebbe essere vicino. Potrebbe essere anche qui sopra. Allora, vediamo. Potrebbe essere lì sopra. Però se non posso entrare. Allora, qui non è. Qui ci stiamo allontanando. So you want a map? Do you wish to sail the seas, or perhaps to know which way is Boston? Or do you wish to travel west and claim more land that is not yours? I just want to walk in the woods without getting lost. Allora, aspetta un attimo, vediamo, perché volevo trovarlo per vedere. Allora, di qua. No. Ah, attenzione, aspetta. Alberi sussurranti. No, qui stiamo andando da un'altra parte. Il tesoro dovrebbe essere qui, in questa zona qui. No, dobbiamo tornare indietro. Cazzarola, dov'è sto tesoro? Non è che magari l'abbiamo già preso una volta che siamo passati da lì? Non mi ricordo più. Beh, però non mi direbbe che è ancora da prendere. Perché qui mi dà un input se io mi avvicino. Però qui non mi apre. Qui non mi apre la porta. E io da qui non posso passare. Cazzarola, dove caspita è sto? Allora, riguardiamo la mappa. Vediamo. È esattamente qui. Allora, qui c'è il passaggio. Ok. Allora, qui c'è il passaggio. Qui c'è il fiume. Dovrebbe essere qui. Qui ci sono queste rocce. Allora, vediamo un po'. Sono queste rocce qua. O queste qui. Oppure prima. Me l'ha detto pure lui, il tesoro è vicino. Boh, che l'abbiamo già preso magari, non lo so. Anche perché con la vista di lei non vedo niente. The treasure is here somewhere. Il tesoro è qui da qualche parte. Va bene.
attenzione. Accrescimento del flagello. Ok, quindi l'ho trovato. Lo trovai? Cos'è che è? Vediamo. Inventario. Una pietra grezza, nera e rossa che emana una temibile aura scura. Si può ottenere dall'annientamento di un flagello o acquistare dalle streghe. Accrescimento del flagello. Fico, serviva per pompare qualcosa. Allora, poi lì c'è un... c'è un punto di domanda, punto di interesse. E tanto dobbiamo andare proprio lì. Andiamo verso l'altro punto dove dobbiamo indagare. Allora, che sembra essere non è qui. Aspetta, allora non è qua, è più spostato di qua, sembra dietro, anzi sembra in cima. Ah no, no no, è dietro. Come ci arriviamo? Non ci arriviamo da qua. Aspetta, forse ci arriviamo da qua. Allora, se no, se io vado qui... Vabbè, qui. Chiave delle scorte del cacciatore. Fico. Cosa abbiamo trovato? Attenzione. 31, 4, 35. Danni della manifestazione. Saggezza 5. Perseveranza. Allora, colpendo un nemico con una manifestazione ripristini 5 punti spirito. Danni da pugno aumentati di 5%. Ah, questo qui è interessante. Mettiamo questo. Ok, questo niente. Questi qui possiamo poi pomparli. Però io volevo trovare dov'è il punto di domanda. Vediamo. Che mi sa che non era qua. È sparito il punto di domanda? Ah sì, no, allora l'abbiamo trovato. Allora, andiamo a vedere l'altra investigazione che dobbiamo fare. Look how stained it is. I wonder who's home. Allora, la prudenza non è mai troppa. Non mi ricordo più sinceramente cos'è che dovevo fare qua. Adesso vediamo. Oh, there inside. Anyone home? It's empty. Qui c'è qualcosa. Allora, c'è un buco di roba da ispezionare. Vediamo. Someone left in a hurry. Off hunting for flavor for the stew, I hope. Vediamo. Ah. Allora, qui c'è l'accampamento. Appunto. Dobbiamo andare proprio verso quella parte di là. A meno sembra. Vediamo un po' se nella mappa ci ritroviamo. Qui c'è una casettina sperduta. Qui c'è un albero e qui ci sono tre alberi. Questo sembra un albero rosso. Vediamo se troviamo nella mappa quel... Cos'è che mi dice? Non puoi modificare la tua attrezzatura in questo contesto. E chi vuole farlo? Basta, esci! Ok. Three oaks, it says. Dice tre querce. Ok. If they have, they've forgotten their map. Sì, ma fammi cliccare. Who goes into the wilderness to write letters? Mia cara Filippa, mi scuso per averti risposto solo ora e per questa consegna tardiva che sarebbe dovuta arrivare da tempo. Come sempre, avere pazienza è cruciale. Prego,
che tu stia bene e che il suo impegno nei negozi abbia portato dei frutti. Immagino che questa lettera arrivi troppo tardi, ma devi sapere che gli affari New Eden, per quanto mai fioriti, sono persino peggiorati. Va bene. Our prudent sailor lives here. She writes well. She also seems to be out of her mind. Allora, vediamo. Dobbiamo fare qualcos'altro qui dentro. Riposati in attesa. No. Allora, o dobbiamo andare già a cercare il coso. No, ispezione l'abbiamo fatto. Non possiamo andarcene. Possiamo andarcene. Mi ha messo un coso lì. Gli abitanti riposati in attesa. No. Obiettivo del caso infestato. La prudenza non è mai troppa. Perlustra la casa. Ah, quindi non ho finito. Non ho finito. C'è ancora qualcosa. C'è un retro magari. C'è un retro che porta qui. Ma ha un senso dove stiamo andando? Ah, eccola qua. Sì, sì, è qui la casettina. Allora, aspetta, questo qui però... No, forse mi sa che devo tornare indietro. O magari devo già andare là. Ah, ma qui ero già venuto. Però mi dice ancora di perlustrare la casa, quindi vuol dire che forse c'è ancora qualcosa. Forse c'è ancora qualcosa. Perché se no mi avrebbe... mandato forse da un'altra parte. Infatti, vedi? Ah, ecco. Non avevo guardato con lei. Let me try something. Attenzione. This is unexpected. Is this house haunted by calculus? Madonna. Allora, andiamo prima a questo. Someone scrubbed the walls. Mrs. Hake must have seen the numbers. Didn't much like them. As a cook, this Prudence Hake makes an excellent letter writer. A literate Puritan cook isn't rare. Let's go find these oak trees and this haunted, well-lettered cook. Ok, cerchiamo la quercia. Non mi fa vedere altri? No, non me ne fa vedere altri. Quindi andiamo alla quercia. Per andare alla quercia direi che facciamo quella strada che stavamo facendo prima. Passiamo da dietro la casa. Così ci arriviamo in un batter d'occhio. A secret path into the forest. This explains how she slips past the gates. E mi sa che tra un attimo ci sarà da combattere. Infatti, perché da qua non si risale più. Allora, e secondo me, infatti, devo andare di qua. No, aspetta, di qua? No, no, devo andare di qua. Infatti, est è dall'altra parte. Dovrei andare... Di qua? Ma di qua è nord-est, è nord-ovest. Ah sì, di qua. Devo andare di qua. Qualcosa? No. Oh.
è dove eravamo finiti prima. Ok. Qui c'è qualcosa, di sicuro. Sento brutti suoni. Suoni molto brutti. No. È strano, non ho trovato niente da combattere. Strano, molto strano. Qui? Qui no? Si scendeva da lì. Sento dei sospiri. Qui c'è una mezza caverna. Allora, qui sicuro c'è qualcosa di brutto. Lo sento, lo percepisco. Là è dove siamo arrivati, né? Sì. Eccoli là. Allora. This way, sì, per forza. Patapum. T'ho fregata. Aspetta, sono semplicemente, non sono impossessati, ok, quindi potevo usare anche lui tranquillamente. Bene. Lì c'è anche un punto di domanda. Chi è? Dove? Do you hear a French woman? Sì. Aye. And she's taking no shine. E sarebbe di là. Well, ma noi andiamo di qua. Perché lì c'è un punto di domanda. E a noi i punti di domanda ci piacciono. Dire che non ci siamo mai stati. Allora, stiamo andando di qua e qua c'è una caverna. E questo è molto interessante e sento anche il rumore del cos'è? E mi sento rinnovato, una sensazione strana ma piacevole. Altare dell'incarnato, attivazione completata, più 10 punti salute. Figata. Ah, quindi se trovo queste. Altare dell'incarnato. Fico. Abbiamo trovato il punto. Lì c'è un altro punto di interesse. Ok. Vediamo se. Ah, guarda là sotto cosa c'è. Però di qua non si va. Sarebbe qui. Eccolo qua. P.
Pian pianino si trova tutto, basta girare dappertutto. Però non so da che parte stia andando io in questo momento. Allora, che qui c'è qualcos'altro. Anche qui c'è qualcos'altro. No, qui dove eravamo prima. Quindi siamo arrivati da qua. Ah, eccolo là. Però io lì non ci riesco ancora ad arrivare. Non capisco cosa sono quei cosi lì. Non li ho ancora... Non ho ancora sbloccato forse qualcosa per arrivare su quel coso lì. Allora, vediamo. Di qua c'è un punto di domanda. Quindi io dovrei scendere. Allora, scendiamo. Adesso qui di sicuro si combatte. Mi sembra il punto perfetto per un combattimento questo. Allora, qui c'è il punto di domanda e ci infrattiamo, infatti. From the invisible. Eccolo qua. Chi è? Ah, che bello. Solo uno. Ok. E quello era il punto di domanda. E adesso andiamo verso il punto. Aspetta che qui c'è altra roba. Yes. Something's here. Laggiù dove? Laggiù qui? Allora, qui... Forse... Non so se sono già passato. Qui sono già passato? Non mi ricordo più. Sì. Qui sono già passato. Ah, là ci sono i... Something's nearby. Where is it? Dove si trova? Una bella domanda. Ah, tu fais moins le fier maintenant. Qua. Matta zitta. Il segugio. Una strana figurina di legno trovata vicino a una cassa maledetta fra gli alberi sussurranti a ovest dell'accampamento dei cacciatori. Ok, cosa servirà? Chi lo sa. Non so se andare verso il punto o fare la missione. Anche perché non so come arrivarci al punto, sinceramente. Come ci arriviamo al punto, che qua è tutto chiuso? Perché qui non si poteva andare avanti. No. E allora magari è una strada... Probabilmente è questa strada qua. Ah sì, è la strada che gira di là. Ma io stavo andando da un'altra parte. Red McCreath, at your service. The banisher who lived. For what little good it brought. Are you Prudence Hake? What do you want? She's skittish. Why? Con chi parlavate? Who are you talking to just now? What do you mean?
Just now. Your voice was raised. You were speaking French. That's ridiculous. Sì, d'accordo. Fine. We're doing this then. You heard wrong. You won't get her to say it, but Prudence Hake is secretly French. Che ci fate qui? What are you doing out here in the woods? I have an engagement with the Queen of Spain. What does it look like I'm doing? You've seen the camp. We are starving. A day without bread is long, and acorns make a good enough flour. Nostro marito. I was sorry to hear of your husband's death. My Thomas was a happy man. You've hit a sore spot. Press on. May I go now? I'll be plain, Mrs. Hake. I did not say I was, Prudence Hake. She's stubborn. I've seen the writing on your walls. I've had strange visitors, it's true. You, for example. Stay okay. out of my house. I'm going home now. Okay. I mean it. Stay out. She denies what's happening to her. Non è molto, è un po' restia a parlare. More numbers. They look new. Allora, ci sono altri numeri. Cosa facciamo? Seguiamo i numeri. Cos'è sta musica incalzante? Mrs. Hake seems suspicious to me. She was as suspicious of you as you are of her. Was a French one. Ehi, attenzione. God, you're tougher than I can. Have some of this. Questo qua mi sembra anche un posto da... No, forse no. No, è solo... È solo un brutto posto. Da tipo evocazione. Strano, non c'è niente. Ah, da lì ci si può scendere. Ok. E da lì si va. Da lì si va. Dobbiamo andare proprio di lì. Quindi facciamo che andare di qua. Ah beh, sì, giusto. Dobbiamo continuare di qua. Oh, bello. Is it just me or? I felt it too. Yeah. Did we miss it? Epuriamo. Standing by. Vieni. E vai. Ok. Numbers. We're on the right track.
Allora, ci porta un po' dappertutto. Andiamo di qua. Godless. Faithless. Oh, it doesn't like us snooping. Infatti. Numeri. Pagina 1. ABCDFG. È un pazzo questo. Pagina 2. Sminuzzare le galle. Macerare. Usare l'acqua come inchiostro. Asciugare prima di piegare. Pagina 3. Action New Eden. 7 tons. Colon. Bla bla bla. E la Madonna. Ah, un cifrario. Has Prudence Hake been sending encrypted messages? She reports the destruction of food rations arriving by sea in New Eden. That explains the burnt docks when we arrived. What now? More stains. Keep digging. Poi il punto di domanda lo vediamo dopo. E lì dove andiamo? Vediamo un po'. Dove siamo noi? Ah, qua. Ci porta lì sopra e poi saltiamo. Ah, aspetta, interessante. E qui finiamo in una piattaforma. Potrebbe essere un posto interessante. Allora, aspetta. Di qua andiamo lì. Ok. Ah, aspetta. Ah, aspetta, giriamoci al contrario che andiamo al punto di domanda. Perfetto. Che c'è proprio il punto di domanda qua. Cos'è? Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. You can just sense it. It's hidden even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. Cost of a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. Attività iniziata. Slegamento spirituale. Ok. Allora. Completato, approdo, mappa, punto di interesse, cassa maledetta, luogo per rituale, bloccato. E ok, prudenza, apri il pannello completamento. Come dovrei fare? Ah, questo non l'avevo mai visto. Ok, queste sono le cronache. No, però io vorrei vedere. Ok. La foresta oscura. E cosa? La cercatrice. Ok. E come la... Allora, qui c'è un altro posto che non posso distruggere perché non ho ancora le manifestazioni. Va bene. Qui scendo e torno dove ero prima. Però qui non so cosa devo fare. Non mi dà, cioè non ho una lista delle missioni che posso scegliere. Cioè mi ha detto seguila. Va bene. Però non ho
La lista. Ma vaffanculo. Allora, qui ho tutti quei punti lì che non... Ok, cassa maledetta, bloccato. Muro distruttibile, bloccato. Punto di interesse. Non riesco a capire... C'era segui, adesso però quel segui non c'è più. Perché ho dei punti da far fuori, però li facciamo dopo. Vabbè, approdo risolto. I cacciatori. Boh, vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Allora, andiamo dalla tizia. Andiamo dalla tizia. Allora, se seguiamo... Seguiamo per di qua. La prudenza non è mai troppa. Perché... Ma magari me l'ha messa qui nei punti di domanda, magari. Boh. Segui la scia dei numeri. Ok. Cioè, di qua. Is that? Yes. Something's here. Allora, qui ci siamo già venuti, però lì sono andato prima e abbiamo trovato quella roba là. Qui abbiamo preso questo, però ha detto something is here, quindi vuol dire che qui c'è qualcosa da scoprire. Qui c'è qualcosa. Dai, quando ti incastra. Something's nearby. Where is it? Eccolo lì. Ok, qui c'era qualcosa? No. Andiamo avanti. Adesso seguiamo la scia dei numeri. Aha! These remains call for a ritual and a lot of caution. Oh, facciamo una strage, va? Già che ci siamo. Reveal yourself. Standing. Eccoci. By. Allora, un 14. Try another one. Allora, tu devi rompere le palle. Dov'è? Dov'è? Ah, qua. Patapum. Potenza aumentata più uno a tutti gli attributi. Oh yeah. These are not threats. E lì c'è il nostro amichetto. Salve. Chi è? Ah,
No, no. Did we miss you? Once more, with vigor. Epurati. Ah, ma quando finisco di combattere ricarico la vita? O perché ho fatto il livello? No, non ho fatto il livello. Mi si è ricaricata la vita quando ho finito di combattere. Non so se è una cosa normale. Dai, abbassati! More messages. A vivid memory from the dead is somewhere near. What's this? Che cos'è? Thomas? Ah, è un timbro, forse, you per la... I'll always love you, right? Ecco, un sigillo di cera con una croce ugonotta. Ok. John! Che cacchio è successo? The closer you get, the more aggressive it becomes. Ah, non ti preoccupare. Thomas found her Huguenot seal. I don't think he knew she was a French Protestant. Allora, dove andiamo? Di qua. She lied to him. He never knew the real her. Maybe he did, and that's what killed him. We should try to talk to him. Dobbiamo andare lì. Andiamo a parlarci. La vedo un po' dura. Che mi sembra un po' decoccio. There's more of them. Un altro affare. Dove? Qui non ci posso entrare. Che palle. Qui non me lo fa usare. Oh, shite. Sì, adesso si può passare comunque. Allora, dov'è? Senta lei. Cioè, quindi... Ah, c'è qualcuno. Think you could take on a ghost? Ciao, usiamo lui che fa più male, va. Forse è meglio fare prima... Peter! Thomas.
Allora, aspetta, ho visto una roba che sbirluccicava. Aspetta un po'. Ah, ecco, un altro lì. Che forse, secondo me, lì ci vuole il fucile. Però. Oh, abbiamo trovato un coso. Abbiamo trovato un rifugio. Attenzione. Ah, secondo me adesso arriva la cercatrice. Quando ci riposiamo. Guarda, eh. Allora, già che ci siamo, facciamo tutte le cose. Allora, qui abbiamo trovato una cosa per migliorare qua. Allora noi miglioriamo. Perfetto. Miglioriamo. Poi. Oh, 9. Allora, 11.85. 9. 85, 10.85. Però danni da blocco. Danni da blocco? Cosa vuol dire danni da blocco? Vabbè. 85, 85, saggezza 5, vitalità 10. Vitalità 34. Saggezza, vitalità 8, 16. 11.85. Vitalità 34. Allora, sconfiggendo un nemico con attacchi in mischia, ripristini il 7% di salute. Questo, subito. Assolutamente, e miglioriamolo subito. Mi serve salute. Ok. I danni al quarto attacco leggero e pesante sono aumentati del 50%. Sì, facciamo questo. Vitalità 40. Quindi ho anche più vitalità. Va bene così. Poi, la spilla, possiamo migliorarla. Ok, danni d'attacco con pugni aumentati, danni da manifestazione. Altre cose no, il fucile non ce l'abbiamo ancora, dannazione. Facciamo l'evoluzione, allora, vediamo prima rivelazione, beh io queste qui sono già sbloccate. Non sono sbloccate. No, forse no. Allora, vediamo dove mettere questo punto qua. Allora, annientare un nemico con il pugno riempie la barra delle purazioni di 20%. Oppure, annientando un nemico con pugno, si innesca un'area d'effetto che infligge danni spettrali. Però qui non si divide, nel senso, forse poi ci dà la possibilità di scegliere questi due. Sì, penso di sì. Ciascun nemico colpito da un attacco con pugno aumenta di 7% i danni dello stesso. Questo effetto può essere accumulato si azzera dopo uno scambio. Questo mi piace. Usare il balzo mentre la barra dell'epurazione è piena aumenta i danni dello stesso di 500%, ma consuma tutti i punti epurazione. No, mi piace di più questo. Mi piace questo. Ah, ma posso prenderli e toglierli come mi pare? Ah, non lo sapevo. Quindi se io faccio così, lo tolgo e posso metterli. E abbiamo ancora un punto qui. Allora, passare da Antia. Subito dopo il terzo attacco leggero innesca un attacco con pugno che ignora la resistenza nemica. 1, 2, 3. Ah, ok. Costa 40 spirito. Anche i danni inflitti da tutti gli attacchi da scambio perfetto sono aumentati del 20%. Oppure, accumuli di punti epurazione aumentati. Accumuli di punti epurazione aumentati di 15%, ma cariche massime del decotto ridotte di 1. Non so più avanti com'è che è la questione. Abbiamo un punto di quelli rossi. Potrei fare lo scambio perfetto, oppure
Accumuli di punti epurazione aumentati del 20%, ma danni da epurazione ridotti. Questo però l'avevo sbloccato forse già. Gli attacchi pesanti caricati innescono un'area d'effetto che infligge danni fisici. Passare avanti da subito dopo una schivata frontale. I danni inflitti da Red sono aumentati fino a quanto più è piena la barra dello spirito. Ok, facciamo questo, mi piace. Riposati, sì. Ah no, pensavo apparisse la ricercatrice. Non so, vabbè. Vediamo. Allora, qui non possiamo salire. In che zona siamo? Fammi un po' vedere. Siamo in questa zona qui. Qui c'è il falò. Ok. Non possiamo andare di qua, quindi. Infatti, non possiamo andare di qua. Vabbè, poco male. Allora, andiamo a trovare il nostro amico. What is lurking here? Time to work, Banisher. Look at you, unloved and godless, silent, worthless, blood guilty fool, forever, never ending mercy by my loving kindness. No, I cannot. I will not. Prudent, forgive me. Sembra la voce dell'incubo, eh. Thomas? Thomas! My God, no! What have you done? Stay! Please! Stay! Un vecchio scalpello con inciso le parole: tuo amore non mi basta. Questo vincolo infuso dell'essenza del suo fantasma. Una volta che la risoluzione avrà reciso il legame spettrale con questo mondo, l'essenza sarà consumata automaticamente da Antia per rinvigorirsi. Ok. He took his own life. His were no ordinary nightmares. Infatti. Infatti. Can bad dreams do that to a man? If he's haunted, yes. Yes, they can. Allora, scopri cosa stava proteggendo il fantasma. Quindi è qualcosa qui in zona. Oh, finalmente. Red McCraith, sir. I'm trying to whisper not to me, you devil. Must we do this? You take the lead then. All right, let's banish it. Be gone, devil! You'll not have her! Prudence is not who you thought she is, and yet you kept her secret. I know her. I love her. Even after she betrayed the colony, even knowing she lied to you. Perfect love cast death out fear. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. I promised to love her. A promise should be kept. La stai uccidendo. You're killing her, Thomas. No. No, you're wrong. You're leeching the essence from her. She'll go insane, then she'll die. She needs me. She needs me. She needs me. He's lost his mind. And he's taken hers with it. He believes he keeps her safe. So we banish him. Then she'll be safe. Whatever we do, Prudence has the right to know what's happening. We should tell her. Quando sono iniziati gli incubi? When did the nightmares begin? No beginning, never ending. Let the whispers end. Was there a face behind the voice, or a dark figure floating? No,
No, not but... Why the coded messages? The Devil's Whispers will come back. Forever, she... Why would the Whispers come for her too, Thomas? Why are you here? Why aren't you running? She'll listen if she hears it straight from you. No, no, not I. Addio. Stay here. What are you doing here? Chi è? Oh, salve. Who exactly were you talking to? Who? Me? Just now you were talking to someone. No, non stavo parlando con nessuno, who come me l'hai detto tu prima. It's ridiculous. I'm alone here. Quindi? Don't play with me, but now tell me the truth. Siete perseguitata? Ho trovato il codice segreto. At the siege of Vienna, we hanged wreckers. Mess with our grub, we'd gut you first. You. You left those messages. Not I. A ghost. And I'd like to know why. I don't know what trick you're playing here, but I don't like it. I'm leaving. Wherever you go, you're ghosts. Leave me be. She's a bluffer, and she thinks you're bluffing too. We'll have to... I'm sorry, I must press you further on your husband. I do not wish to talk about it, and I'm very... I understand he suffered from terrible nightmares. Of course we did. Nobody helped. Perhaps you wished for a banisher. Perhaps. But if wishes were horses... He died a horrible death by all accounts. Of course it lingers. I loved him and he died. He's... Clarity can be painful. We resist it. Lay it out. I can tell you the truth. You rarely sleep. You wake exhausted, you feel drained, but blame it on the grief of your lot. What do you know of me and my... I know you're a spy. And I know your husband loved you very much. He found your cipher. His ghost writes upon your walls. There is no ghost here. Sto facendo il mio lavoro. I'm doing my job. Nothing more. Your husband haunts you. I'm here to help you both. He thought I was a threat to you. He tried to chase me away. He loves you very much. Which is why he won't leave you alone. Is he here? He is. He wants you away from New Eden. I have work here. Your king doesn't give two shites for New Eden. The war is elsewhere and will go on with or without you. Prudence, Thomas, it's time. Qui dovrei appurare lui, cioè non ha senso uccidere lei. Però noi continuiamo con la nostra causa e facciamo gli stronzi e accusiamo lei. Thomas wishes you to live true. Far from New Eden, far from the English. After he died, he stuck around trying to get you to change your ways. But you did not listen. I did what I had to do. They may call it treason. I call it loyalty. Then I hope you understand what I must now do. Sì, questa è stata proprio bastarda, eh. Diciamo che cerca sempre di dare una motivazione all'accusa, però. Secondo me arriveremo a fare delle accuse allucinanti e ci porteremo dietro tanto di quell'odio. Questa era un'accusa senza senso, eh. Dovevamo epurare lui. Però vabbè. Abbiamo preso un'essenza. Allora, andiamo a mettere l'essenza. No, cronaca. No, evoluzione. Due, anzi. Ok, allora.
Passare da Antia subito dopo il terzo attacco leggero. Innesca. Questo qui mi piace. Questo qui mi piace. Possiamo fare. Annientando un nemico con un pugno si innesca un'area d'effetto. Sì, facciamo questo. Ok. Ripostati in attesa del ritorno di pelle dura. Livello 8. Un altro punto. No, sempre uguale. Allora, mappa. Vediamo. Vediamo. Qui c'è sempre sto cacchio di cassa maledetta. Luogo per rituale. Si vede che poi ci servirà la cercatrice. Qui. Qui non ci sono punti di domanda. Quindi io direi di andare dal... a parte che volevo capire se posso vendere degli oggetti tipo il vestiario. Quindi io direi che adesso andiamo qui. Quindi ci giriamo. Andiamo al viaggio rapido. That was tough. I'd like to think I'd have done no different. As long as I draw breath, I'll do all I can to protect you. I know. Anzi, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Torna indietro. Volevo prima vedere un attimo la mappa. Perché di qua io potrei passare. Di qua. Però non c'è giù la cosa. Ah, sarebbe probabilmente questa strada qua. Qui probabilmente si ricollegherà e scenderò di qui. Elite, luogo per rituale. Ok, completato. Va bene. Ok, viaggiamo veloci. Veloce. Io devo riposarmi, no? Inventario. Niente. Ok, viaggio rapido. E andiamo. Grotta. No, andiamo qui. Viaggia. Eccoci qui. E adesso dovremmo andare avanti. Ma prima di andare avanti, io ci salutiamo. Per oggi è tutto. Vi ricordo che ho attivato gli abbonamenti del canale, quindi se voleste abbonarvi a, ho messo €1,99. Ho messo soltanto un tier per adesso, poi vedremo come si evolveranno le cose, quindi al costo di più o meno un caffè potete abbonarvi e aiutare il canale anche utilizzando i link affiliati che trovate, in descrizione. Aspettate che ci salutiamo come si deve e niente, per oggi da Di Tutto Un Tubo è tutto, ci troviamo sempre domani qui per un'altra avventura su Banishers, Ghost of New Eden, molto consigliato ragazzi, dategli una possibilità e niente, come al solito iscrivetevi, mettete un mi piace, supportate il canale e ci vediamo domani, ciao a tutti, a domani.